Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Mastro Titto, 30° episodio per la nostra serie di Horizon Zero Dawn. In questo video andremo ad affrontare la missione secondaria Terrore dei Cieli. L'insediamento di confine di Rupestria è sotto l'attacco di Smerigli. Cosa potrebbe averlo scatenato? Andiamo ad indagare partendo con touchpad, al solito una panoramica della mappa, e selezioniamo questo falò che tra i tanti è forse quello più vicino. Il resto ce lo facciamo a piedi. Si parte! Siamo arrivati a Rupestria. Allora, già vediamo in lontananza 3-6 smerigli. Quindi, primissima cosa, inventario. Al solito andiamo su abiti e ci mettiamo il cacciatrice dei ghiacci, Banuk pesante. Sappiamo che lo smeriglio è debole a danno incendiario, per cui passiamo direttamente all'arco da caccia con frecce elementali. E iniziamo a mirarne uno per volta. Già ne vediamo uno fermo lì davanti, quindi ne approfittiamo subito. Ecco, liscio alla grande. E ovviamente con una singola freccia incendiaria siamo in grado di praticamente rendere ustionabile la macchina. Prenderà del danno nel tempo e in più, se siamo anche fortunati, dovrebbe cadere per poi essere picchiata anche a breve distanza. Ovviamente anche gli abitanti del villaggio cercano di difendere l'insediamento sparando frecce sugli smerilli. Chiaramente non elementali, però ogni tanto li fanno cadere come in questo caso. Un altro consiglio che posso darvi è quello di cercare di stare in un ambiente più ampio e comodo possibile, perché al solito gli smerilli tendono a sganciare questi proiettili di ghiaccio e a riempire il campo di battaglia di questo elemento, che è un po' come se fossero delle piccole mine che fanno dei danni a tempo se ci passiamo sopra, quindi è bene cercare di stare belli comodi e di potersi spostare laddove è meglio, caso per caso. Vedete che in realtà hanno pochissima vita e di danno ne prendono parecchio. Se siamo bravi possiamo anche avvicinarci allo smeriglio appena abbattuto per tentare un colpo critico e un paio di abbattimenti. Nel caso in cui non facciamo in tempo possiamo anche semplicemente risparargli frecce incendiarie e ripetere l'operazione. Probabilmente ne resta solo uno, eccolo lì. Ed abbiamo finito. Ovviamente prima di procedere con la missione vi consiglio di andare a ripulire tutta la zona da eventuali drop. Sei apparsa come un arcobaleno e ci hai salvato le chiappe. Ma da dove arrivi? Un uomo di nome Akurt mi ha avvisato fuori dal villaggio. Traditore! Gli avevo detto di stare zitto. Ora se la vedrà coi ferri. È morto. Come? Quel meschino, lurido, marcio, farabutto d'un fratello. Perché non ha ascoltato? Perché? Lui temeva che tu e l'intero villaggio veniste uccisi. Hai idea di cosa possa aver attirato gli smerigli? Perché di non lasci indagare corto. Me sull'attacco degli smerigli? Sembri molto impegnato. Davvero? Nessuno mi ha mai offerto aiuto. Sei brava con le tracce? Sai, puoi dirlo forte. Fammi sapere cosa scopri allora. In Cudini e Martelli ci sono i Kharja dietro. L'obiettivo si aggiorna e ci consiglia di ispezionare Rupestria. In realtà ciò che ci interessa è proprio dietro ai nostri occhi. Potrebbe essere questo ad aver attirato gli smerigli. Quindi seguiamo il segnale. Spegniti! E parliamo col tizio qui vicino. Spegniti! Che stai facendo? Per il sole, non vuole spegnersi.
Quel dispositivo sta scatenando gli smerilli. Spegnilo. Io? Non ho idea di come si spenga, né di come abbia fatto ad accenderlo. L'ho recuperato in una vecchia officina. Dovrebbe bastare. Ora inizia a parlare. Devo trovare quell'officina. È un dispositivo pericoloso. Devo trovare quell'officina e assicurarmi che sia l'ultimo. Dov'è? Sulla dorsale est, poco dopo il mio accampamento. Ma quando sono tornato dall'officina, un fragore mi ha avvertito del mio destino. Mi sono gettato nel fiume poco prima che una valanga travolgesse il sentiero. Non puoi raggiungerla. La salita è troppo pericolosa. Correrò il rischio. Tu resta lontano dall'officina e cerca di non provocare altri disastri. Chiaramente questi dispositivi li ha creati qualcuno e quel qualcuno li ha anche posizionati per andare ad attirare le macchine in questo villaggio. Non è un comportamento molto sensato perché chiaramente le macchine sono estremamente aggressive e vanno ad uccidere gli abitanti di Rupestria. Sappiamo che il tutto è stato creato in un'officina che per l'appunto è posizionata sul cucuzzolo della montagna. Non sarà facile sia per il tipo di percorso sia per il tipo di macchine che vivono in questa zona. Però, bando alle ciance, si parte col viaggio. Questo è l'accampamento del rovistatore, quindi l'officina non deve essere lontana. Sempre che riesca ad aggirare la valanga. Dietro di noi ci sono due longipede. Con quelle zampe, quella macchina sarà tanto veloce quanto rumorosa. Per prima cosa, approfittiamo del giro di longipede di fronte a noi che ci dà le spalle e ci buttiamo in mezzo all'erba alta. Dopodiché, sempre per ripasso perché non fa mai male farlo, andiamo nuovamente sul taccuino e ci andiamo a vedere le caratteristiche del longipede, che al solito è vulnerabile al fulmine, ha una sacca d'aria compressa sul petto che può esplodere con due o tre frecce di arco di precisione ben scoccate, l'antenna chiama i compagni ed è vulnerabile sulle batterie, sempre a danno da fulmine. Quindi avendo tutte queste informazioni sappiamo che può fare un danno di tipo fuoco, ma per il momento non ci interessa, e che è vulnerabile all'elettricità. Per cui possiamo anche partire subito con un bel colpo silenzioso. Concentrazione, miriamo alle batterie se riusciamo, che ha sulla schiena. O comunque vada, possiamo scoccargli due frecce elettriche addosso, così facendo lo teniamo bloccato. Possiamo mirare con calma alle batterie e ce ne andiamo in tutta fretta.
primo è stato eliminato, il secondo è a terra. Facciamo la stessa cosa anche con questo qui che è appena caduto. Ci allontaniamo ancora e aspettiamo che l'esplosione abbia effetto. Ok, ha pochissima vita, per cui possiamo concludere con un colpo critico. E l'abbiamo eliminato in 2 secondi senza subire danni. In più ci ha detto anche una bella botta di culo, perché c'è qualcosa di viola che è una bobina a lacerazione. Purtroppo non ci serviva un granché, però meglio che niente. Ripuliamo anche l'altra carcassa e possiamo avanzare. Considerate, ragazzi, che in questa zona ci sono veramente tante macchine, proprio perché è qui vicino all'officina dove vengono creati i dispositivi che le attirano. Quindi non è molto facile avanzare. Lascio a voi la scelta se affrontare qualsiasi macchina in zona oppure se esaminare con attenzione i loro percorsi per tentare di evitarli. Non c'è niente da vedere qui. Approfittate sempre dell'angolo cieco della visuale delle macchine, quindi controlliamo bene il giro che fanno selezionandole col focus e premendo R1. Li possiamo tranquillamente passare alle spalle per poi proseguire. Nel qual caso voleste affrontare il manticerio congelante, ricordate sempre che fa attacchi di ghiaccio e che allo stesso modo è debole a fuoco. Superando anche l'ultimo punteggio, vediamo di fronte a noi la Vistempesta. Di qui apro una piccolissima parentesi e poi completiamo la missione. Nell'episodio 26, se ricordate, vi avevo accennato a questa missione da svolgersi assieme a... mi sembra Caccia per la Loggia oppure Rifugio di Caccia, che era per l'appunto una missione della loggia dei cacciatori che ci richiedeva un trofeo di Vistempesta. Personalmente ritorno sui miei passi per dirvi che, come avete visto adesso, le condizioni meteo cambiano veramente in fretta in alta montagna, e quindi anche in questo caso il forte vento e la nebbia rendono molto più complicato il combattimento con questo tipo di avversario, che peraltro non è semplicissimo da sconfiggere. Quindi il consiglio più serio e sincero che posso darvi è di cercare di evitarla. Quindi andiamo direttamente a disattivare le 3 esche e poi completiamo subito la missione. Se vi dovesse servire ancora qualche materiale di questo tipo di macchina, sappiate che ci sono molti punti in cui è possibile affrontarla all'interno della zona di Meridiana. Attenzione quando si avvicina di molto, come in questo caso, rimaniamo nascosti nell'erba. Aspettiamo un attimo che cambi posizione, quando si è allontanata a sufficienza possiamo avanzare e disattivare le ultime 2 esche. Quindi quella di fronte proprio all'officina e quella dietro alla roccia. Fatto. Così non arriveranno altre macchine. Adesso pensiamo all'officina. Così facendo, ovviamente, le macchine perdono motivo di interesse in questa zona e se ne vanno. Adesso non ci resta altro che capire chi è stato a creare questo tipo di marchingegno e perché l'abbia piazzata anche nel villaggio. Perché ovviamente, ragazzi, finché stanno qui ha senso logico, nel senso attiriamo le macchine lontane da centri abitati, ma perché piazzare proprio un'esca in un centro abitato? Troviamo questo libro che sono degli appunti. Pare che abbia un sacco di nemici. Giustamente. E probabilmente scopriamo che Derval sia il tizio che l'ha piazzata. Lettera stracciata, ve la vado anche a leggere perché la missione è abbastanza interessante. Carissimi buoni a nulla, i vostri miserabili lacchè non mi hanno trovato, di nuovo. Riderei quasi dei vostri tentativi se non fossi impegnato a far mangiare la polvere a voi e alla vostra fantomatica raccolta di informazioni. Dateci un taglio, o meglio, uccidetevi e risparmiatemi lo sforzo, inutili vermi. Con disprezzo, Derval. Quindi è qualcuno che ce l'ha con un gruppo di persone che probabilmente gli sta dando la caccia. Ok, fatto anche questo, non ci resta altro che tornare da Ralert a Rupestria per informarlo degli aggiornamenti della situazione e quindi concludere la missione secondaria. Sarai felice di sapere che ho trovato un'altra esca e l'ho distrutta. Questa dovrebbe essere l'ultima. Per le fiamme, un lavoro encomiabile. Come fai a sapere che non ce ne sono altre? L'officina dove l'ho trovata era abbandonata da tempo. Tranquillo. Bene. Le truppe volevano sputare e stringerti la mano. Come avrebbe fatto? Mio fratello, a nome di Rupestria e dei miei, ti ringrazio. Ed anche la missione secondaria Terrore dei Cieli è stata completata.
Quindi sputi sulle mani a parte, ragazzi, non mi resta altro dirvi che cosa, che anche per il 30° episodio della nostra serie di Horizon Zero Dawn è tutto e si conclude qui. Io come sempre vi ringrazio del tempo che mi avete dedicato e spero di esservi stato d'aiuto. Al prossimo video, ciao!